Ecco, i carboidrati sì, i carboidrati no. Guardate, è molto variabile. La cosa che posso dirvi è che le persone dovrebbero, lo dicono tutti i nostri nutrizionisti, tutti quanti i ricercatori in area medicina nutrizionale, le persone dovrebbero prendere una quantità di carboidrati, una quantità di calorie dai carboidrati proporzionale alla quantità di movimento che fanno. Uno sportivo deve mangiare, altrimenti incorre in problemi, no? Cioè il fatto che non ci sia abbastanza energia, deve avere energia dai grassi, dai carboidrati. Non voglio allungarmi troppo, però i carboidrati sarebbe una buona abitudine per tutti prenderli in quantità proporzionale allo sport che fa. Ora, mediamente ho visto che le persone che fanno più sport prendono più carboidrati, però non tanti di più, cioè le persone sedentarie e un po' sovrappeso, come queste qui a sinistra, tendono a esagerare con i carboidrati. Loro dovrebbero proprio tagliarli di brutto, no? Perché se non si muovono, se non fanno sport, se stanno seduti in ufficio, se, capito, quella gente lì dovrebbe proprio tagliarli parecchio. Invece tendono a mangiarne un po' troppini. Invece quelli che ci danno dentro di brutto e fanno magari 3 ore, i ciclisti li ho messi lì, ma anche i maratoneti, sapete, noi siamo molto certo. In contatto con gli ultramaratoneti, quella gente lì dovrebbe mangiarne molti di più, invece sono limitati o non hanno la percezione di quanto dovrebbe essere la loro quantità di carboidrati. Quindi la curva dovrebbe essere come quella lì rossa, più pendente, no? Cioè dovrebbero mangiarne meno i sedentari e mangiarne di più gli sportivi, ok? Anche questo è un discorso grezzo, pieno di lacune, perché in certi momenti per abituarsi a far funzionare bene l'organismo, anche lo sportivo dovrebbe tagliare i carboidrati, ma stiamo semplici, carboidrati proporzionali all'allenamento. Nei periodi in cui io ci do molto dentro da un punto di vista sportivo, quindi quando mi alleno tanto, soprattutto aerobico, tipo bicicletta, queste cose qua che è la mia passione, ecco, in quel momento lì io non me la sento di saltare la colazione, sento proprio che il corpo dice sì, l'ho rilassanti domani la colazione, oggi magna perché qua c'è bisogno. Letto giusto, c'è bisogno, poi ecco, quindi insomma non voglio fare discorsi troppo complicati, però di base ecco, questo qua è l'atteggiamento sui carboidrati. Non siamo contro i carboidrati, non siamo promotori di una dieta tipo la chetogenica, che è molto contro i carboidrati. Stiamo facendo una panoramica, poi ognuno deve personalizzare l'alimentazione in base alle sue caratteristiche fisiche e le abitudini.